come mai? Ci sono due uomini in Italia a cui Berlusconi non può dire di no? Previti e Dell'Utri, gli uomini della cultura. Sì, sì, siamo cittadini, no? E lei è un senatore, sì, quindi lei ha dei doveri verso la comunità. Io, certamente, ho tutti i doveri che lei vuole, però... Oh, mi spiega, le priorità antimafia, quali sono del governo Berlusconi e Dell'Utri? Faremo delle cose straordinarie. Ma una, conto. Ce ne dica una. 50.000, ce ne sono 50.000. Una. Tutto, faremo tutto. Ma per esempio, il fatto che condannati per mafia siano al governo e in Parlamento, è una priorità antimafia? Non lo so. Eh? Non sarebbe il caso di farsi da parte? Non sarebbe il caso che lei non mi dia. Io sono un cittadino che amo questo paese quanto lei, e quindi chiedo, se non è prioritario, farsi da parte. Stiamo parlando. Senatore, l'ha alzata lei la voce. Abbassiamo i toni. Toni Pacato. Si può parlare di già risposto. Adesso stasera facciamo altre cose. Quando la ritrovo per parlare di questo? Allora, appuntamento con la parte del dottor Confalonieri. Ecco. Va bene, ci sentiamo. Anche noi, insomma, in questi posti conosceva Virga, e Mangano, e Panino Cinare. Ci fa parlare di un senatore che conosce mafiosi, è una coincidenza. Era sfortunato nelle frequentazioni. Credo che è meglio conoscere questi signori che conoscere lei. Questo ecco, complimenti, questa, la sua onestà è questa. Per avere in Parlamento un signore che parla così è veramente nauseante. Io le dico una cosa. Perché gente condannata per mafia e ci sono italiani morti per mafia. Non venga qui a rompere le scatole inutilmente. Questo rompere scatole significa cittadinanza io attiva, senatore, io, caro amico, le rotelle civili ci sono, perché il discorso della mafia lei non deve farlo, perché non esiste. Ma io, la frequentazione mafiosa è una accertata oppure no, senatore? Non c'entra niente. Come non c'entra niente? Si difenda la sua reputazione, capiamine. Le dico questo, che non c'è nessuno che dice che io ho frequentazione. Sono nero su bianco, al di là delle condanne che lei ha presunto innocente. Io con certezza ci sono frequentazioni accertate. Ma che vuol dire? Mangano era un giocatore di ping pong. Mangano era. No, io voglio parlare di mafia, di cultura antimafiosa. Stasera la discorso. Libertà di espressione. Ma lei non può fare queste violenze. Non è una violenza. Chiedo conto. Non è violenza, è rottura di scatole. È rottura di scatole. Faceva anche Falcone i tempi fa. Anche Pippo Fava. Non lo conosce Pippo Fava? Pippo Fava è il più grande giornalista antimafia italiano. Ma come si permette di usare questa arroganza verso la storia italiana migliore? Non conosce Pippo Fava? Non conosce Pippo Fava? Dico come si permette lei. Ma come si permette? Io lo spiego. Posso spiegarglielo? No. Fa una domanda e non accetta la risposta. Io sono un cittadino, lei è un parlamentare condannato per mafia. No, lei non è vero. Esiste la sanzione reputazionale. Esiste la sanzione reputazionale. Basta parlando. Ma che stai facendo? Tu sei maleducato. Tu sei maleducato. Stiamo parlando. Non ha bisogno della sua parte del corpo. Io non sono corpo. Stiamo parlando. Io sono un cittadino come te. Stiamo parlando. Io sono un cittadino come te. Ma vai a casa. Vai fuori. 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 Il senatore. Ma lui sono. Lei è solo un provocatore, le spiego subito, perché che io sia mafioso lo deve, è incerto, perché lo deve accertare una sentenza, ma che lei sia uno stronzo è certissimo. Grazie. Questa è la differenza. Ma esiste una sanzione reputazionale che viene prima della giustizia definitiva. Via le mani di dosso. Via le mani di dosso. I bibliofili, Carottieri Lazio e qui la mostra del libro, capito? Cita Dante, cita Pinocchio, cioè i più grandi bugiardi d'Italia si permettono tutti gli sfizi, perché i pesciolini abboccano, tu, i pesciolini blu, i pesciolini blu. Le guardie difendono i condannati per mafia dai cittadini che gridano allo scandalo, tutto ribaltato in questo paese, Volevo fare due domande sull'invito che avete fatto a Marcello Dell'Utri alla Fiera del Riso. Il comune patrocina questa fiera, no? No, intanto l'invito non l'ho fatto io, l'ha fatto il presidente, l'ha fatto la fiera. Sì, l'ha fatto, sì, no, vabbè, è impossibile riuscire a parlare con l'ente fiera, per questo che volevo sentire anche il sindaco.
No, la domanda è questa qua, conosciamo tutti la situazione giudiziaria di questa persona, credo, no? Non... Lei come sindaco, che rappresenta ovviamente questa cittadina, che io tra l'altro conosco perché ho abitato a Verona, in Borgo Roma, quindi è una bellissima cittadina, ho avuto il piacere di conoscerla. Però insomma, invitare un personaggio che ha questo excursus giudiziario e oltretutto ha una condanna pendente per 9 anni per mafia a una fiera del riso, sinceramente lascia un po' sbalorditi, non riesco a trovare altre parole, di la verità. Dovete parlare con l'ente fiera, non che organizza questa cosa. Voi come comune non siete patrocinanti, no? Ma il comune è il comune con, diciamo così, nomina il consiglio di amministrazione, ma però questi poi hanno totale ed assoluta autonomia e decisione, come tutti gli enti, come dice la legge, insomma. Sì, sindaco, però insomma, io intanto la ringrazio che lei mi sta rispondendo, però... Ma anche se... perché non vorrei rispondere. No, che c'entra! Per la mia disponibilità. Certo, questo gli va reso atto, però sindaco, parliamoci chiaro, un sindaco di una cittadina importante, dell'ente patrocinante, non è che proprio non ha voce in capitolo, cioè una posizione lei non la prende? Ma guarda, può darsi anche che io prenda la posizione, certo, quando prendo la posizione sono abituato a lavorare in silenzio e fare le mie decisioni, se voi dovete, se lei deve parlare e chiedere le motivazioni, deve chiederlo all'ente fiera. Non è che ti va a rilaborarsi, ma prende anche le decisioni, le abbia anche già prese, chi lo sa. Oppure aver fatto delle dimostranze, dei complimenti, queste sono le faccio sempre in modo riservato. Io devo dire che è autonomia l'organizzazione delle fiera, questo posso dirle. Va bene, sindaco, però io capisco, diciamo, la sua riservatezza, però io la domanda non la sto facendo al cittadino Giovanni Miozzo, la sto facendo al sindaco, quindi il sindaco... Io ti dico, guarda, che l'ente fiera ha totale disponibilità, totale autonomia delle scelte. Questa è per legge ed è nella realtà. Quindi... Può essere che poi faccia anche io prendere anche le mie decisioni, però ripeto, siccome è una cosa delicata particolare, stavo facendo nelle opportune sedi. Certo, vabbè, lei quindi, siccome io per correttezza noi stiamo registrando questa intervista, però sindaco, io sinceramente, guardi, apprezzando sempre il lavoro che un amministratore può fare, però mi aspetterei anche delle risposte un po' meno democristiane, mi scusi se dico così, però cioè, uno, lei avrà un parere suo, perché non me lo vuole dire, ecco. Ma scusa un attimo, ti ripeto, io posso essere come si suol dire, favorevole contro questa iniziativa qua, non trovo giusto che io vada a dichiarare sui giornali delle cose prima di farle, quando prenderò le mie decisioni le comunicherò, ma la massima totale assoluta serenità, non è che abbia dei preconcetti di nessun genere, e non mi sembra di essere la persona che butta giù il telefono quando lo chiamano, anzi quando sono occupato li chiamo io, nonostante magari sapessi che si tratta di un argomento particolare, dunque mi pare di essere la persona, come dice lei, democristiana, assolutamente no. No. Parla e risponde alle persone, senza offesi, più democristiani che hanno fatto delle cose non belle nel nostro paese, ma hanno fatto anche la nostra Italia, che mi sembra che non vanno così tanto male. Sì, va bene. Comunque, prendo atto che lei per il momento non prende posizione, però guardi, mi sconsente, la ringrazio e poi la lascio al suo lavoro, di esprimere un giudizio, cioè insomma, una persona condannata, oltretutto con condanna in via definitiva, per estorsione e fatturazione falsa, in più con un processo che si sta svolgendo in questi giorni, che in primo grado va portata a una condanna per 9 anni per mafia, cioè sinceramente ci sarebbe anche altra gente con meno, diciamo, problematiche giudiziarie da invitare, oltretutto è una fiera di rilievo, io la conosco, insomma, e rischia, guarda, glielo dico francamente, spassionatamente, rischia di gettare un'ombra di discredito su un'iniziativa che poi è un'iniziativa che rappresenta un prodotto che è notevole per l'economia di quella zona, perché come le ripeto la conosco, quindi... Va bene, allora io voglio vedere la sua posizione, ci si risente casomai, intanto la ringrazio, buona giornata. Grazie per la disposizione, buona giornata. Salve.